di Galilea che rivede questo pomeriggio la nostra gente con la sua quotidianità, problemi della vita quotidiana che le amministrazioni rappresentate dai sindaci e da ciascuno di voi porta qui oggi, alle famiglie, al lavoro e anche al tema dell'accoglienza, della gente che vive su questo territorio, sulla riviera di questo lago. Secondo pensiero è la bellezza di questo pomeriggio che usa diversi linguaggi, linguaggio dell'arte, dell'architettura, della ricerca storica, dell'incontro e permettetemi dai primi istanti dell'amicizia, di quello di trovarsi con degli interessi e delle passioni comuni da condividere e da consegnare alle nuove generazioni. Questi 800 anni la storia amministrativa di questo territorio e anche prima è cambiata, ma la sua risorsa e la capacità di esprimersi con diversi linguaggi e soprattutto con questo senso di amicizia. Qualcuno mi accennava anche ad accordi amministrativi sulla tutela del lago alla luce non solo dei valori dell'ambiente ma anche di promozione della comunità umana. Terzo riferimento, lo prendo un po' dalla storia, poi chi ne sa più di me lo può dire, quello che mi colpiva da una lettura un po' veloce ieri sera quando il vescovo mi ha detto devi andare al mio posto, ho detto vado un attimo a studiare qualche cosa, altrimenti il mio professore di storia, Don Mario Perotti, mi dice ma cosa ti ho fatto passare gli esami a fare. E sull'isola sono legate anche diverse figure di donne che hanno caratterizzato le varie epoche storiche. L'ultima è la madre Canopi, come riferimento in questa isola del tesoro, come ha voluto anche chiamare il vescovo. E allora il riferimento è a quella capacità di entrare dentro la storia creando una finestra, che sia un luogo dove si vede oltre, lontano, ma che si vede anche attorno. E con la figura femminile nelle varie epoche storiche, dal tempo medievale dell'assedio agli avvenimenti del Cinquecento a oggi, c'è anche in questo territorio una particolarità che mi ha colpito. La riviera nella sua storia è sempre stata un crocevia per l'Europa. Dall'epoca dell'evangelizzazione, in cui le missioni arrivano dal lontano Oriente, ai fatti sul finire del X secolo degli eserciti imperiali che scendono, alle lotte e ai contrasti per il dominio del territorio, allora di un territorio che se ha persone di spessore, di profondità, sa ricollocare questo territorio e la sua gente nei crocevia economici, culturali e sociali di questo XXI secolo. Che questo pomeriggio insieme possa dare spunti e riflessioni, ognuno per la sua vita e per i suoi uffici, anche per il futuro. Grazie e saluti.